Secondo il mio punto di vista è un pareggio che rispecchia la partita. Noi abbiamo cercato di metterci alla voglia, determinazione, e il fatto comunque di essere preparati, perché tra 15 settimane abbiamo una Coppa Italia, a differenza del Padova che comunque ha una settimana in meno. Però i ragazzi hanno risposto e penso che questo qui per noi è un punto di inizio per programmare ed arrivare al top all'inizio della stagione. Ecco. Se l'aspettava così la partita, diciamo, contro quello che potrebbe essere stato il suo Padova? Il Padova è stato e sarà sempre mio, a prescindere da chi l'allenerà, perché io Padova la sento mia. E quindi mi aspettavo che comunque che facciamo fatica, abbiamo cercato di chiudere gli spazi, perché comunque loro hanno una buona squadra, anche se da quello che dicevano un attimino la dirigenza devono prendere altri giocatori per rinforzarsi, però diciamo che ci siamo stati un buon allenamento per il Padova, ma ci siamo fatti rispettare anche noi. Dal punto di vista delle emozioni, qualche sensazione particolare? Beh, l'emozione è tanta all'inizio quando mi hanno chiamato sotto la curva, quindi sono cose che rimangono nel cuore mio e nella mente e rimarranno per sempre. Quindi auguro al Padova, visto che lo posso dire, visto che non è il nostro girone, quindi lo posso dire, che ritorni alle categorie che merita, perché comunque alla fine questa categoria è di transizione. E penso che dobbiamo ringraziare questa nuova società, perché ha fatto in modo che il Padova viva e porti avanti un progetto nuovo. Dal mio punto di vista penso che abbiano scelto un allenatore giusto, perché oltre che essere preparato ama anche la maglia del Padova, quindi avendoci giocato. Quindi i presupposti perché il Padova faccia bene ci sono. Quindi un bocca al lupo a loro e anche un po' a noi, però, perché ne abbiamo bisogno anche noi. Avete giocato insieme, ti ho parlato.